Ok, benvenuti in una nuova puntata del Kino Club. Stavolta con noi c'è Anton Giulio Nofri. Per molti di quelli che ci seguono, probabilmente non avrà bisogno di presentazioni, perché ormai è diventato un punto fermo, un punto saldo di quello che è il panorama cinefilo italiano, specialmente sui social. Però, come è giusto che sia, come abbiamo fatto con tutti gli ospiti, gli lasceremo uno spazio per presentarsi e spiegarci un po' la sua persona e se c'è anche il suo personaggio. Buonasera a tutti, buongiorno, non so che ora sia l'ora che state guardando. Dunque, presentarmi, io faccio tante cose nella vita, e troppe, e infatti poi in nessuna sono arrivato a ottenere dei risultati sperati, però mi diverto molto a fare tutte queste cose. E io sono un autore, un regista televisivo, ho lavorato per importanti network nazionali negli anni 90, il decennio in cui sicuramente ho guadagnato più soldi di tutti. E sono uno scrittore anche, ho scritto un romanzo, ho scritto dei racconti, adesso sta uscendo tra qualche giorno un piccolo saggio, un pamphlet più che altro su Pasolini, che si chiamerà Il mio Pasolini nell'occasione del centenario della nascita. Poi faccio il fotografo, che attualmente è la cosa a cui vorrei dedicarmi di più, ma il lavoro con la televisione, perché io continuo a fare televisione, mi porta via del tempo e quindi non sempre si trova il tempo, troppo tempo, ecco, uso tempo, ma vabbè. Ce n'è talmente poco che a pronunciarlo sembra che si moltiplichi. E poi che altro faccio? Perché mica è finita qua. No, ma direi insomma, ecco, se non poi sembra che sia tutto fare. Ecco, queste sono le mie attività principali. Però, ecco, visto che siamo in questo contesto, sì, sarei anche critico cinematografico. In nome di che cosa? Io non ho studiato cinema, non sono neanche mai stato laureato, però tutti mi dicono che, qui adesso è una frase che un po' chi si loda si imbroda, mi dicono che ne so più di tanti laureati. E purtroppo è vero, cioè io mi accorgo che quando parlo con gli altri non, ci sono delle conoscenze specifiche, ciascuno ha le sue conoscenze specifiche, invece io vengo da una generazione di intellettuali, posso dire questa parola bellissima che però magari a voi non piace. Qui è Ciavoni che mi sta mandando dei messaggi, che saluto. Scusate, io non ho spento le notifiche di WhatsApp. Dicevo, siamo una generazione di appunto cavalieri dell'intelletto, va, come diceva Carmelo Bene, più che intellettuali, che ci piace mescolare le nostre varie conoscenze, per cui non esiste solo il cinema, o solo la letteratura, o solo l'arte, o solo la musica. Perché la creatività è andata avanti nei secoli e mentre quello scriveva quel libro, quello componeva quella sinfonia e quello dipingeva quel quadro e quell'altro ancora, da un certo punto in poi, girava un film. Ecco. Ed è bellissimo ritrovare, rintracciare delle connessioni, usando una parola modernissima, perché oggi viviamo connessi, per cui tra tutte queste discipline. E allora, in virtù di questa cosa, e in virtù del fatto che io vado al cinema da quando ho, ma come tutti, credo anche voi, insomma, 15 anni, solo io ce n'ho molti più di voi, ho visto tanto cinema in diretta, come si dice, cioè ho visto tanto cinema uscire in sala, la famosa sala, quella di cui tutti hanno nostalgia, e poi, insomma, mi sono recuperato in maniera molto più difficile che la vostra, perché oggi avete. Basta allungare il braccio, volete vedere tutta la filmografia di Fritz Lang? Che ci vuole? In 5 minuti la si scarica e ve la vedete tutta, dovete solo trovare il tempo nella giornata. Io invece dovevo aspettare che il cineclub, magari dall'altra parte di Roma, io abito a Roma, la facesse, dovevo chiedere ai miei genitori il permesso, perché avevo 15 anni, 16 anni, di prendere 3 autobus per andare dall'altra parte della città e tornare e aver visto un film, perché ecco, ma va bene, questo è tanto. Di cinema ne ho visto tanto e mi sono a un certo punto sentito di poterne parlare. Sarà una cosa arrogante la mia, però
Però insomma ho un certo seguito, vedo che mi stanno a sentire, alcuni mi usano anche come un riferimento, mi ringraziano di aver consigliato un film, mi ringraziano di averlo sconsigliato perché poi sono andati a vederlo e sono stati puniti. E quindi insomma, basta, no? Fermatevi, sennò qui la presentazione dura troppo. No, ecco, Andate avanti una voi. presentazione ovviamente molto interessante. La cosa che sono riuscito a notare è che ci sono già in nuce, diciamo, molti degli argomenti di cui tu parli, che potremmo definire di metacinema, cioè discussioni sul cinema. Sì. Hai parlato ad esempio di, tra virgolette, Scusami, ti correggo. Meta vorrebbe veramente dire al di là del cinema. Ecco, giusto. perché metafisica vuol dire al di là delle cose fisiche, materiali. No, ma infatti metacinema è un'espressione che si usa per dire tutto quello che è oltre, al di là del cinema o che lo lambisce di lato, non nel cinema o dentro, insomma, e che poi il cinema è dentro e fuori, come dico in una celebre ormai battuta in un film in circolazione nelle sale, dove il regista pazzo mi ha concesso di fare una piccola parte, il cinema apre, il cinema sconfina e quindi va ben al di là della metafisica. Ecco, appunto, potremmo dire, tra virgolette, si è aperto il discorso della pirateria e delle nuove possibilità di acquisizione e fruizione dei film, ma si è Sì, anche aperto il discorso su quella che è definita la nostalgia della sala. Ecco, cerchiamo di tenere un filo e partiamo a botta, potremmo dire, su questi argomenti. Di recente ho potuto vedere qualche tuo post su in cui ti scagliavi, diciamo, contro questa concezione della dittatura del doppiaggio, potremmo dire. Ecco, cerca di elaborare qui con noi il tuo pensiero. allora, dunque, come dicevo prima, io sono abituato ad essere curioso di tante cose, no? Quindi, appunto, soprattutto le mie due grandi cose sono il cinema e la musica. Laddove per musica intendo quella che parte da Monteverdi e arriva fino ad oggi, ma esclude dal mio interesse personale. Poi mi capita naturalmente di ascoltare, di sentire. Io non mi perdo un Sanremo neanche cioè per niente al mondo. Io per tutte e cinque le serate mi metto lì ed è la sola cosa che vedo in televisione durante tutto il corso dell'anno. Però per me la musica naturalmente è altro, cioè la musica è la musica, quella, insomma, la musica d'autore, come esiste il cinema d'autore, la musica che va appunto, come dicevo, da Monteverdi, ma che arriva fino ai compositori contemporanei di adesso, escludendo il pop, il rock poi per me è il male assoluto, quindi, perché è facile, perché è una roba che piglia i coglioni. Invece a me piace una musica che prende il cuore e la testa. E quindi, insomma, diciamo quella che viene chiamata classica, va? Ecco, per me questa definizione questa è un po' stretta. E questi sono i miei binari importanti, però naturalmente qua c'è l'arte, sono un lettore incallito, letteratura, eccetera, eccetera. Io è tantissimo che non leggo più, per esempio, un romanzo, invece preferisco ultimamente i saggi, perché se leggo un romanzo di uno straniero mi dà fastidio il fatto che dico sì, ma io non sto leggendo come l'ha scritto lui, lo sto leggendo come è stato tradotto da un altro, però purtroppo la traduzione di un libro è necessaria perché se io non conosco il tedesco o l'inglese o il francese un po' per fortuna riesco a leggere anche un libro intero, però la lingua di un libro è impossibile leggere, il cinese non ne parliamo, no? Il giapponese, cioè, i libri si scrivono in tutto il mondo, in tutte le lingue, l'arabo, eccetera, eccetera. Con la musica esistono le opere liriche, di cui io sono un grande appassionato, e le opere liriche sono essenzialmente in tutte le maggiori lingue europee, cioè quindi dall'inglese al francese, al tedesco e naturalmente all'italiano, visto che è il melodramma, insomma, è roba nostra. La musica, che è un fatto auditivo, no? Che se un compositore scrive tre note per accompagnare la pronuncia di una parola, che ha un accento su quella sillaba e ha una pronuncia
non so, prendiamo la parola schiuma in tedesco, si dice Schaun, no? Ecco. Se il compositore mette, Schaun sono due note, mette una o due note, insomma, e mette quel suono sh, a un certo punto, la musica che sottoscorre, può essere il pianoforte che accompagna la voce o l'orchestra, eccetera, è ovvio che è un'espressione, no? È un'espressione sonora di un fatto musicale. Se al posto di quella parola ci fosse la traduzione in un'altra lingua, adesso casualmente in italiano si dice schiuma, però sentite che sch è diverso da sh, no? Che Molto più sembra secco. che uno faccia sh, no? Shaun, può essere una cosa che mette paura, invece schiuma sembra più cattivo, sai? Cioè cambia tutto e siamo in una cosa uditiva. Il cinema, che è l'opera d'arte totale, perché, come diceva Wagner, perché sarebbe stato il più grande regista mai esistito se fosse vissuto nel Novecento, perché lui voleva l'opera d'arte dove si fossero insieme musica, teatro, immagini, scenografia, quindi il cinema sostanzialmente. Il cinema è quindi un fatto auditivo, oltre che visivo naturalmente, ma il fattore auditivo del film non è secondario, è essenziale, è fondamentale. Ogni opera, ogni lavoro che abbia anche o che abbia solo un sonoro ha una questione fondamentale che è il tono. Il tono pronunciato già da un'altra voce cambia, ma il tono lo danno anche i suoni che stanno intorno, quindi che sono i clacson, le macchine, le sirene, il mormorio della foresta, gli uccellini, no? Queste cose qua. Quello è il tono del film, che il regista può scegliere se tenere, per esempio, basso, così, sordina, oppure sovrastare l'azione, caricare l'azione con... Insomma, vabbè, lo sapete questo. Se io vado a toccare, alcuni dicono anche a migliorare, ho letto anche qualcuno che sosteneva che il film, quel film in italiano era meglio dell'originale. Può darsi, mica dico di no, ma non era l'originale. Allora, io non voglio adesso fare la polemica del meglio o del peggio. Io dico, io sono una persona che prende le cose sul serio, poi mi diverto, mi schianto le risate, per carità, perché comunque è sempre godimento fisico e anche erotico. Ma io voglio godere, no? Quando vedo una cosa bella, io voglio godere se io vado a letto con qualcuno, vado a letto con quel qualcuno là, che se mi dice ti amo all'orecchio o un'altra porcata con la sua voce, io mi arrapo di più. Perché so che sto lì con questo qua, che sto. Se io sto lì con qualcuno e un'altra voce che arriva dalla finestra mi fa ti amo, oppure anche Ferruccio Amendola o come si chiama, la Vittoria Febbi, cioè ho detto due delle voci più belle del nostro doppiaggio, mi dicono ti amo, ma io faccio un salto e dico, oddio, ma che sto facendo? Che sto con un fantoccio, una bambola gonfiabile? Cioè, l'intera esperienza viene completamente falsata, viene completamente... Quindi, siccome sono una persona seria che ama avere con le cose un rapporto sano, diretto e l'unico possibile per me. Ecco. Io credo che la mia fruizione di questo qualcosa sia di un certo livello e qualunque altra fruizione di quella stessa cosa modificata sia di un livello inferiore. Allora, tu puoi pure scegliere la fruizione di livello inferiore, nessuno te lo impedisce perché ti è più comodo, perché non sai leggere. E spesso quando mi dicono, ah no, ma i sottotitoli, perché non sai leggere, sei analfabeta. E ricordiamoci che il doppiaggio è stato inventato dal fascismo, primo perché i film erano quasi tutti in inglese e la lingua inglese era la lingua del nemico ai tempi della guerra, quella lì.
forse la penultima, adesso possiamo dire, perché era l'ultima guerra mondiale, ma poi perché gli italiani non sapevano leggere, proprio non sapevano, erano analfabeti, erano contadini, avevano una cultura ancora. E quindi quando dovevano andare a vedere i film americani, dovevano vederli doppiati per forza. Ora, il fascismo l'abbiamo preso, l'abbiamo buttato nel cesso tutto quanto, ma ci siamo tenuti, guarda caso, il doppiaggio, quello non si tocca. Cioè, pur essendo un retaggio del fascismo, quella cosa lì però l'abbiamo trovata evidentemente comoda e ce la siamo portata dietro. È ovvio che quando andavo, come dicevo prima, a 15, 16, 17, 20, 25 anni al cinema a vedere, che ne so, uscivano film come Il Cacciatore, Apocalypse Now, cioè io andavo lì e vedevo Shining, mi ricordo alle 4 quando uscì, alle 4 del pomeriggio al Cinema Etoile di Roma, che oggi non esiste più, per andare a vedere Shining, ero lì alle 4:05 prima che la porta aprisse, no? Ed era normale per noi vedere il film doppiato, cioè non ci veniva in mente perché? Perché sì, si sapeva che andando a Parigi si sarebbero visti i film in originale, ma era una cosa proprio inammissibile, era impossibile pensare di non c'erano i VHS, non c'era nient'altro che la proiezione in sala per vedere un film o la televisione, che peggio ancora, figurati se la televisione faceva i film in lingua originale con i sottotitoli. La televisione nazionale popolare, nazionalista è un'altra cosa, nazionale popolare come Rai 1, eccetera. Ma andando avanti, naturalmente, nella mia conoscenza, cominciando a frequentare i festival, no? Perché a un certo punto ho cominciato anche a andare in giro, così qua e là ho allargato le mie conoscenze. Cioè, mentre all'inizio i film erano soltanto italiani, francesi, americani. I tedeschi ancora no, perché la Neue Welle con Wenders, Herzog e Schlöndorff e gli altri ha cominciato a venire un po' dopo, no? C'erano i cineclub dove questi film arrivavano in originale, chiaramente, perché non erano film che entravano nel circuito, non venivano distribuiti in 35 sale, no? Per cui, che ne so, arrivava Falsche Bewegung di Wim Wenders all'officina e ci dicevano: venite a vederlo perché questo nuovo regista tedesco abbiamo scoperto, lo presentiamo, verrà anche lui a presentarlo, eccetera. Il film sarà in originale, ma stiamo provvedendo a metterci anche i sottotitoli, eccetera, eccetera. E quindi è ovvio che noi vedevamo i film in originale. Ci si accorgeva sempre che era una figata pazzesca, cioè era una cosa, perché non solo le voci degli attori, ma anche i suoni dietro erano molto più vividi, molto più presenti, perché non venivano attutiti, perché nel montaggio, nel mixaggio, no, chiaramente viene tutto un po', non dico se, non Pulito. so se abbassato o ripulito, ma comunque modificato. Ecco, ora, se io uso questa parola, modificato, voi se andate a un ristorante dove fanno la cotoletta buona, panata con le patate, ma perché la dovete volere modificata, scusa? Dovete volere quella lì. Quindi questo desiderio di vedere il film doppiato da parte di chi sostiene di amare il cinema, perché c'è anche chi va al cinema solo per divertirsi, solo per rilassarsi, e quelli, o che infatti non va al cinema ma si vede i film in televisione, sul divano, coi piedi, così. Benissimo, vedetevi i doppiati, ma non mi dovete venire a dire a me che invece voglio vedere le cose originali e da quando in qua volere l'originale è sbagliato, scusatemi se vi faccio questa domanda retorica, non mi venite a dire che sbaglio, che è meglio il film nella versione doppiata. Tutto sto sproloquio per dire che cosa, insomma, alla fine, che se ti piace il cinema, se sei uno che lo vuole studiare, se sei uno che lo vuole approfondire, se sei uno che veramente lo ama, ama gli autori, ama gli attori, non si può concepire. Ah no, ma io forse sì, l'inglese lo so. Allora posso vederlo il film con i sottotitoli, ma se devo vedere un film, perché scusate, il film cinese invece è ancora peggio, perché i film più vengono da lontano, ma adesso dopo il successone di Parasite, adesso anche il cinema orientale nel mondo globalizzato, tutto inclusivo, in cui ci tocca vivere ora, è
Vengono selezionati anche dei doppiatori bravi per doppiare. Ma io mi ricordo negli anni '80, quando usciva un film di Kitano o di Kei Kumai o di. Cioè, voi non avete idea di queste voci che arrivavano da Marte, da fuori dalla finestra, poi tecnicamente non combaciavano, una cosa assurda. E quindi ho cominciato, per difendermi, a sviluppare una pretesa di. Del film in originale, che per fortuna poi ai festival è normale, perché infatti si presume che ai festival ci vadano le persone che sono interessate al cinema come oggetto di interesse, non come svago e come intrattenimento, ripeto, per chi ha quella concezione ho il massimo rispetto, ma e pretendo di poter pensare che la mia fruizione di un film è di una qualità superiore. Scusate, non è che me la devo tirare, ma perché io vado a vedere un film con un interesse molto più analitico, se vogliamo. Ripeto, il che non mi impedisce poi di godere come un mandrillo quando vedo un bel film, assolutamente, ci mancherebbe altro. Per cui questo mi sembra talmente ovvio che non. Voi dite che sì, su Facebook mi scrivono, litigo, io provoco, io non è che provoco, perché se io dico oggi piove e fuori piove, non provoco, provoca quello che viene a dire no, ci dovrebbe essere il sole e perché sarebbe meglio, ma scusa, e chi ti ha detto niente? Quindi attenzione a dire che provoco, eccetera. Per me, poi lo so che lo. Butto il sasso perché so che c'è chi si sente provocato, ma in Neanche mi realtà, offendo. grazie, però in realtà per me è una verità, non perché la dico io, ma perché è una verità oggettiva. Ah, l'oggettività non esiste, dice Savoni. Beh, insomma, no, invece l'oggettività è l'originale. Su questo non ci piove. Ma tutto il resto, le versioni modificate, corrette, rivedute, eccetera, sono altro per un utilizzo forse più semplificato da parte di chi prende l'oggetto cinematografico e lo vuole usare in maniera molto più easy. Ecco, non è il mio caso. Anche perché poi, come dicevi tu prima, il doppiaggio, cioè mi è capitato per esempio di vedere molti film prima visti doppiati e poi in originale. Cioè i suoni di sottofondo dell'originale è molto più sporco, La più colonna naturalistico. sonora, la musica. Io mi sono, Sì. io mi ricordo che vidi a Venezia nell'82, 83, quando uscì E.T., chiaramente di Spielberg. All'epoca, quando con gli accrediti era molto più semplice, così potevi vederti un film anche 5 volte, no? In 2 giorni. Mi piacque talmente tanto che me lo sono visto 5 volte. Quando sono tornato a Roma, ci ho accompagnato tutti quanti gli amici, e a Roma E.T. era ovviamente doppiato in italiano. E io, che avevo la musica di John Williams, che mi era entrata proprio, che mi ero comprato l'LP, no? Addirittura una delle più belle colonne sonore di John Williams, eccetera, eccetera. Io, quando poi andavo al cinema a Roma, in cinema buoni, perché adesso non mi ricordo in che cinema lo facevano, però comunque insomma erano cinema buoni, non erano quelli di periferia, scrausi con le sedie di legno, erano comodi con l'impianto audio buono. Insomma, c'erano delle sale a Roma anche negli anni '80 che avevano un buon impianto audio. Ma la musica non. Sai quando ti veniva di andare con la manovella lì ad alzare il volume? Perché proprio non usciva mai fuori. Invece nella versione originale, tutto più trasparente, c'era più aria intorno a tutto, perché è normale, perché è una cosa tecnicamente dimostrabile, ecco, non so come dire. Sì, che poi questo che dici è un discorso che si riallaccia molto anche al discorso che si fa della sala, no? Anche perché per noi appassionati, interessati, studiosi, critici, diciamo, è tutti i vari aggettivi che possono rientrare nella categoria, interessa maggiormente vedere un film in originale anche in sala. E spesso questa cosa, ovviamente, risulta essere un ostacolo. Però ci sono dei cortocircuiti Un'utopia, positivi. Sì, soprattutto in un paese come il nostro, dove il film esce automaticamente doppiato, e non dimentichiamoci che una volta molti film o non uscivano, o uscivano mesi dopo, perché comunque prima andavano doppiati. Se invece magari un film non dovesse essere forzatamente doppiato, potrebbe uscire
normalmente nello stesso giorno in cui esce in tutto il resto del mondo. E non sto parlando chiaramente della superproduzione che è di cui è prevista l'uscita in tutto il mondo quel giorno. Adesso, perché sono, ci sono dietro tanti, tanti soci. Uno Spider-Man viene cominciato a essere doppiato quando è ancora in lavorazione in America, mandano le scene e qui da noi già comincerà per poter uscire in tutto il mondo in quel giorno. Ma Spider-Man è una produzione Beh, no, per quello. milionaria. Io ti parlo del filmetto del regista kazako o azero, che nessuno gli viene in mente ridoppiare. E che quindi ben venga se lo fanno nel cinemino una volta. Adesso, vai, quale cinemino ti fai il cinema, il film Lazzaro? Te lo devi trovare dove sto a guardare te adesso, insomma. Io Sì, esatto. volevo, Sì, volevo un attimo scusa un attimo, corroborare. Simone. Vai. Volevo finire la questione. E dicevo, ci sono poi questi cortocircuiti enormi, no? Per esempio, l'esempio che va per la maggiore e che mi piace sottolineare è quello di Squid Game. Al di là della qualità, piaciuto o non piaciuto, è un prodotto che paradossalmente ha avuto il suo apice di successo quando era in originale con i sottotitoli. Ed era in coreano con i sottotitoli e l'hanno visto tutti. Io no. No, no, Io vabbè, con il dico, cinema coreano ho dei seri problemi. anch'io siamo in due, quindi però Tranne Aung San Suu, siamo che in due trovo uno degli anch'io, sì. autori maggiori contemporanei. Però diceva, ha raggiunto il suo la sua diciamo massima curva di successo quando era in originale con i sottotitoli. Un film coreano, quindi anche orientale. Paradossalmente, la parabola di successo l'ha avuta nel momento in cui è stato doppiato, perché è stato doppiato molto dopo, quando diciamo l'interesse era scemato. Quindi quello che dico io è: se la sala la si vuole salvare, salvate, cioè come se fosse il soldato Ryan. Ryan, quindi esatto, salviamo la O sala il in tutti i modi, Titanic. esatto, salviamo la sala in tutti i modi perché. Benissimo, allora mettete anche i film in originale, in modo che noi interessati possiamo andare anche di più in sala. Perché, per esempio, il Batman che è uscito ora o lo Spider-Man che è uscito qualche tempo fa, ma credo si trova addirittura ancora nelle sale, lo si può trovare in originale, mentre magari, che ne so, Drive My Car, per dire, giusto per dire un'altra produzione orientale che va per la maggiore. Lo si trova difficilmente in originale se sei esclusivamente doppiato. Quindi quello che dico io è perché non mostrare che appunto l'interesse della maggior parte dei cinefili è per la roba in originale, non doppiato, visto che poi ci sono questi prodotti che hanno causato questo cortocircuito come Squid Game. Voi siete meravigliosi, perché noi siamo meravigliosi, noi che amiamo qualche cosa siamo sempre meravigliosi, come anche noi appassionati quando vado all'opera o quando vado a sentire i concerti sinfonici o quando vado a vedere la mostra dell'artista contemporaneo o antico, insomma, siamo tutti fantasmagorici, noi persone che ci occupiamo di queste cose belle e che non perdiamo tempo nelle, posso dire, cazzate. Si può dire, no? Ecco. Sì. Perché veramente se voi andate a vedere nelle 24 ore di cui 6, 7, 8, auspicabilmente si dorme, di tempo che perdiamo, alcuni ne perdono così, ma altri ne perdono veramente così, cioè assurdo. Perché proprio il non far niente, oppure il fare qualcosa, ma fare qualcosa che non ha alcun senso, e peggio mi sento. Ma torniamo a noi che invece facciamo queste cose belle. Andare al cinema a vedere un film. Tu, lui ed io. Perché siamo tre amici che ci piace il cinema in questo modo. Per fortuna, non so chi gli ha preso, voi siete di siciliani, no? Di Palermo No, siete? no, No. no, no, io campano, lui calabrese. Ah, ma no, pensavo che Salotto Monogatari fosse siciliano, scusa, quindi vabbè, giusto. Calabrese Vedi, no, meravigliose. Allora, mettiamo che calabrese di dove? di Reggio, non arriva nulla al cinema, neanche doppiato. Ecco, di Reggio.
Dimmi un paesino vicino Reggio dove è lecito abitare, perché mica uno deve abitare sempre a New York, no? Ecco, uno abita anche a stilo, che ne so, abiti a stilo, ecco. Uno che abita a stilo, che gli capita di essere cinefilo? Tu dici, no, ma sai, 100 anni fa, 50 anni fa, i cinefili a stilo non esistevano. Avete voluto internet? Adesso ci stanno i cinefili, perché internet è stato un veicolo incredibile di diffusione, meraviglioso, perché demonizzarlo, quindi? È stato come l'automobile, tu ci puoi andare a sbattere perché vai a fare le corse, oppure ci vai a fare delle gite bellissime con l'automobile. Quindi tu a stilo oggi vuoi andare a vedere un film in originale, ma no, te lo scordi. Cioè, ma perché? Perché saresti, giustamente, no, l'unico cittadino di stilo che vuole andare a vedere il film originale. Allora, cari ragazzi nostalgici della... Voi, a parte che siete giovani, da giovani avere già nostalgia di qualcosa è drammatico. Voi non dovete avere nostalgia di niente. Voi dovete prendere, arraffare tutto quello che avete a disposizione, che è diverso. Quindi c'è la sala che ti fa il film originale, andare di corsa a vederlo. Questo sì, ma se... la sala non lo fa in originale, se la sala non lo fa perché ha stilo, può pure uscire nell'unico cinema che forse manco ci sarà a stilo, perché io so che c'è la cattolica lì, la chiesa bizantina, ma non so cos'altro ci sia a stilo, non ci sono mai stato purtroppo. Però dico, se nell'unico cinema fanno Pio e Amedeo, perché no, metti che quindi manco bisogno di doppiarli perché sono già in italiano. Come fa il cinefilo a vedere Drive My Car, per esempio? Ed ecco che mamma internet ci viene in aiuto e con un po' di destrezza, ma un minimo di destrezza, ma non userei neanche la parola destrezza perché la destrezza viene usata nel furto, perché il furto con destrezza vuol dire che tu vai in un supermercato e devi eludere la sorveglianza delle telecamere, devi cogliere il momento adatto in cui nessuno davvero ti guarda, devi distrarre la cassiera, devi allontanare l'inserviente che sta portando le cose, ti devi nascondere una cosa non voluminosa sotto l'impermeabile e devi uscire facendo finta di niente, quindi devi essere un genio, no? Per rubare qualche cosa. Ci vuole un'abilità per fare questa cosa. Se tu fai www.tatata.x, clicchi e in 12 minuti ti scarichi un film in 1080 in qualità 1000 Blu-ray con un audio della Madonna, perché se poi te lo vedi sugli impianti, se hai un impianto buono di casa, di home theater, eccetera, altro che cinema, vero? Figuriamoci il cinema di stilo. E nessuno ti ha messo un paletto. Non hai dovuto fare, eliminare la pubblicità, non hai dovuto tentare di non cascare nella trappola di quello che poi però ti vende a 35 euro al mese l'abbonamento al porno, eccetera. Ma semplicemente tu fai clic e ti ritrovi dentro casa tua, sullo schermo di casa tua, il film. Ma dove devi andare fuori di casa? Perché? Nessuno ti ha impedito niente, nessuno ti ha detto non si fa, perché apparisse la vocina, il grillo parlante, che dice stai facendo una cosa illegale. Neanche quello. Ma dove sta il furto? Ma sai la pirateria, perché questi poi... Ma allora impeditemelo! Questa è la vera richiesta che va fatta. Impeditemi di scaricare il film. Mettetemi, fatemi scaricare dei film rovinati, che a metà si interrompono, dei film con l'immagine pessima, dei film con l'audio che non... senza audio. Oppure ditemi, no, proibito. Lontano, attenzione che la polizia si sta venendo ad arrestare. Allora io non faccio nulla perché sono una persona onesta. Ma se non c'è niente, ma dico niente che mi impedisca di fare una cosa del genere, ma perché non lo devo fare? Devo vivere a stilo, facendomi venire i complessi del fatto che tutto il mio paese
fatto di deficienti, è andato a vedere Pio e Amedeo, deficienti rispettabilissimi, e io che volevo vedere Aung San Suu, me lo devo sognare la notte perché non lo posso vedere. Ma dico, ma che devo venire a crescere frustrato? Ma no, non è giusto pensare in questo modo. Per cui la nostalgia della sala te la metti da qualche parte, perché non, è una cosa inutile, è un sentimento romantico, è una posa romantica, è un lusso che proprio da borghesucci squallidi. Questa è la nostalgia della sala. Tra l'altro la sala... No, scusa Paolo. Scusate, vedo recording meno di un minuto. Esatto, stavo per dire questo. Vedi che io vedo le cose. Sì, Zoom ci blocca, quindi adesso io ora vi mando un altro link. Per... Pubblicità. Stacco pubblicitario. Ciao, via. No, volevo un attimo corroborare e rendere più drammatica la questione del doppiaggio, perché tu giustamente fai presente che la traslazione tra una lingua all'altra è comunque, potremmo dire, un tradimento all'opera originale che viene modificata. E fin qui ci siamo. E fai giustamente un discorso tecnico di tono. Ma oltre al discorso tecnico di tono, tra comunque un film sottotitolato, che è comunque una perdita perché c'è una modifica di traslazione da una lingua all'altra, quindi già il sottotitolo è un tradimento, il doppiaggio è un ulteriore tradimento, perché poi il sottotitolo deve essere adattato a quello che è il labiale. Quindi non siamo un livello sotto, siamo due livelli sotto, che è molto più drammatico. Mi viene in mente, ad esempio, l'abbiamo detto tutti, insomma, l'esempio più eclatante l'anno scorso è Drive My Car, che è un film che comunque si basa sulla potenza del linguaggio, sull'espressività del linguaggio. Questo appiattimento totalmente... Solo su quello, perché poi è una palla mortale. questo appiattimento del linguaggio, che diventa tutti i personaggi parlano italiano, che già è un orrore alla cuore di tenebra di Conrad, che ti viene da urlare contro lo schermo della sala, è ancora peggio, perché non solo tradisce da un punto di vista di traduzione magari certi modi di dire che possono essere coreani, asiatici, giapponesi, quello che è, già nel traslarli in un'altra lingua, quindi cercando un adattamento, ma addirittura appiattisce quello che è il senso del film. Cioè, a questo punto tanto vale buttare il doppiaggio, che è il retaggio non solo fascista, ma di quello che ha sempre... Ma adesso, se non era per dire quello lì. Però sai cos'è? Che il cinema, scusami se ti interrompo, no, vai. Però effettivamente il cinema, ma così come anche, voglio dire, non è che uno se scompone un'opera lirica o dipinge un quadro, lo fa per tre persone, lo fa perché l'universo mondo vadano a vederli, vadano ad ammirarli. Per cui i film che sono molto costosi, perché dipingere un quadro, ti compri te, appese due i colori, la tela, ti fai il quadro. Già comporre un'opera lirica, insomma, devi trovare gli esecutori. Anche l'opera lirica, per esempio, è uno spettacolo costosissimo, ma è uno spettacolo che deve essere dal vivo. Poi te lo puoi pure vedere a casa in DVD, eccetera, però l'opera lirica, l'esecuzione ha senso completo e compiuto se tu te lo vai a vedere dal vivo, perché il tenore o il soprano, se cantano e fanno la stecca o beccano l'acuto magnifico, meraviglioso, tu sei lì in sala e godi come nessun altro. Ed è una cosa che avviene quella sera lì, che tu stai lì, la sera dopo già è diverso, perché la sera dopo quello può rifare un acuto anche migliore o anche meno azzeccato, oppure proprio la stecca. Quindi il dal vivo è un altro discorso. Il cinema non è dal vivo, chiaramente, perché il film, una volta che è stampato, è finito, quello è il film, tra 150 anni sarà quello uguale, identico, Humphrey Bogart dirà la battuta sempre in quel modo, anche doppiato, a meno che, e qui apro un'altra parentesi, a meno che non lo ridoppi. Perché ci sono, io mi ricordo che avevo 24, 25 anni, e uscì una versione al cinema, restaurata tutta quei colori, e ridoppiata di Via col Vento. Ora, io Via col Vento sì, l'avevo visto anche in originale, però diciamo che normalmente in Italia fino a un certo periodo si vedeva con la mami che parlava così e la voce di Emilio Cigoli che faceva Clark Gable.
Milo Cicoli non faceva anche John Wayne cioè in Era quel la voce di periodo là. Marlon Brando. Sì, era una voce, beh, sai, appunto, l'hai detto, un doppiatore per 10 attori, la dice lunga, no? Ma il doppiatore che doppiava Jack Lemmon, che ha la voce di Paperino, in originale era Rinaldi, credo, sì, che aveva una voce bellissima. Quindi, vabbè, al di là del fatto che, quindi, chiaramente una voce è diversa da un'altra, quindi è ovvio che poi non è quella dell'attore, ma addirittura il ridoppiaggio. Lì addirittura vuol dire prendere il film e allontanarlo ancora di più nel tempo, ricacciarlo indietro, quando c'è una sua bella versione originale con le battute originali che i miei amici americani, come noi italiani, noi non dico lo so, voi no, ma io e i miei amici dell'opera, noi parliamo a forza di citazioni di libretti d'opera, no? Ecco, cioè quando uno si ammala di noi, noi diciamo tutti la tisi non le accorda che poche ore, che è la frase che il medico dice della Traviata che poi muore di tisi, infatti, no? Ecco, i miei amici americani che sanno tutte le battute a memoria dei film di Bette Davis, ma così come anche quelle di adesso, insomma, cioè, adesso per fortuna con l'internet che voi vedete giustamente in che vi dà la possibilità di vedere i film in originale, quando vedo che citate i film nei post, eccetera, li citate, fate la citazione giusta, corretta, non fate la citazione io ti spiezzo in due, io ti Madonna. spiezzo in due, è un insulto alla Russia, che adesso bisognerebbe pure un po' insultarla in questi frangenti, Putin, no, la Russia, Putin, però capite, cioè, io ti spiezzo in due, ma di che stiamo parlando, capito? Cioè lì tu addirittura aggiungi un elemento con una valenza comica o che ne so, insomma, espressiva che nell'originale non c'è. Quindi questa è la modifica. Ora è diventata strafamosa all'epoca, io ti spiezzo in due, lo dicevamo tutti a tutti, ma non citavamo quel film, citavamo quel film nella versione italiana, cioè l'Italia è una roba così, nel pianeta Terra, capito? Quindi questo localismo a cui il doppiaggio porta è culturalmente restrittivo. Siccome invece noi ci piace che aprire e sconfinare, perché dobbiamo essere ristretti, ma ripeto, è una questione di diverse qualità di fruizione. Io sono per una qualità superiore, è come quelli che vanno a mangiare, no? Ci sono quelli che durante il viaggio in autostrada hanno fame, si fermano tranquillamente, ma neanche ci pensano, si fermano all'autogrill, si comprano la lunella, il panino, che è uguale da Reggio Calabria a Udine, e non si sa come, ma è uguale, si mangiano la lunella e hanno finito. Io magari faccio 50 km in più, ma io e tanti altri, perché, ma esco dall'autostrada per andare nel ristorantino che mi sono cercato nella guida, ho chiesto consigli perché io voglio mangiare bene. Ora, tutti e due abbiamo mangiato, sia quello che ha mangiato la lunella che io che ho mangiato l'abbacchio alla cacciatora fatto a Viterbo, uscita vetralla, ma la qualità del mio pranzo e la qualità della lunella sua sono completamente diverse. La stessa cosa è con la fruizione del film. Non è una questione di menarsela o di tirarsela, è una questione di esigenza. E quando tu alzi l'asticella delle tue esigenze, poi non la abbassi più. Mi sembra. Ecco, hai perfettamente inquadrato, centrato e concluso il mio discorso, dicendo una parola specifica, questo localismo tutto italiano. Ora io ne userò un'altra, che è comunque il filo di tutti questi discorsi, ovvero oltre ad essere comunque retaggi di un certo tipo di matrice fascista, come abbiamo già detto, questo Ma guarda proviene. che, aspetta, questo parlare male del fascismo, per carità, non è, però il fascismo, se noi abbiamo un cinema italiano già di qualità in quegli anni, è perché il fascismo, per imitare Hitler che usava il cinema come propaganda, gli ha ridato una bella vigoria al cinema italiano. Il cinema italiano era morto prima del fascismo, praticamente dopo i primi muti del secolo, dopo noi stavamo messi malissimo. È stato il fascismo e durante il fascismo noi abbiamo dei film capolavoro,
ma che vanno dalle commedie con De Sica, Ira Semadilian, ai film seri, lo Squadrone Bianco. Adesso, inutile che sto a fare i titoli, però voglio dire, attenzione a parlare del fascismo sempre in termini di e poi comunque sia. Il fascismo si era inventato il doppiaggio, aveva adottato il doppiaggio perché era una cosa che allargava, apriva, sconfinava verso un popolo che altrimenti non avrebbe avuto modo di godere dello spettacolo cinematografico. Quindi era una cosa che andava incontro alla gente. Io trovo che oggi invece il doppiaggio vada contro la gente, o meglio, va in favore della gente che, ripeto, vuole vedere un film in santa pace, che poi sia un film o una serie, perché tutto viene doppiato o non doppiato. Tant'è vero che oggi Netflix e le altre piattaforme, eccetera, eccetera, se fanno una serie nuova ti danno comunque l'opzione, come dovrebbe essere, anche al cinema dovrebbe esserci l'opzione, come dici tu, le due sale. Ma, e qui volevo chiudere sul cinema, perché so che già mi state chiedendo la sala, la nostalgia, eccetera. Al cinema, come stavo cercando di dire prima, ci va un sacco, o ci va un sacco di gente o non ci va nessuno. E il cinema deve mantenersi, deve pagare il riscaldamento, deve pagare l'affitto della sala, deve pagare l'elettricità, deve pagare gli operatori che lavorano dentro la sala, eccetera, eccetera. Se nessuno ci va, il cinema chiude per forza, è ovvio. E il cinema, purtroppo, tra Covid, pandemia e forse ancora più potenti del Covid e della pandemia, la comodità assoluta e impagabile di vedersi un film in casa o nel computer, ma anche qui dentro. Io mi sono visto un film bellissimo che era Diamanti Grezzi dei Fratelli Sardi. Me lo sono visto una mattina perché Fabrizio Ciavoni, che li saluto, me l'aveva consigliato. Era mattina, alle 5 del mattino, non riuscivo a dormire. Ho detto, vabbè, comincio a vederlo qua. Stavo a letto, non è che uno si alza, va a riaccendere la TV. Ho cominciato a vedermelo nel cellulare, l'ho visto tutto. E io di quel film là, vi posso dire tutto, quel film, mi è arrivato tutto. Perché? Perché l'ho visto in originale. Poi che l'abbia visto qua, non ha importanza. Se uno va a vedere quel film nella IMAX, da solo in sala, perché poi alla fine ci fai del pomeriggio, sei tu e un altro, alla multisala fuori città, ma doppiato, scusami, ma tu non l'hai visto bene come l'ho visto io, perché hai visto un'altra cosa. Non mi ricordo chi, adesso non mi ricordo il nome, no? Di chi si è messo a ridere quando gli ho detto meglio vedere un film in originale sul cellulare che doppiato in sala. Un mio post, non era un post, era un commento. Mi hanno messo lo smiley che ride, eccetera, eccetera, no? Però, cioè, questa per me è una verità da stamparsi sulla maglietta, c'è poco da fare. È come se tu ti leggi in un microfilm i sonetti di Shakespeare in inglese, oppure su un'enciclopedia larga così, a caratteri 220 font, 220 libri di corpo, però in italiano. Cioè, oh, poi, per carità, se non capisci quella lingua, però almeno il testo a fronte. Purtroppo il sottotitolo, e tu mi sembra che avessi accennato prima, o non mi ricordo se Torino, non mi No, ricordo il Simone, cognome. Simone. No, ma Paolo, Torino il Paolo. cognome, no? Sì, certo. Sì, dico che il sottotitolo comunque è un'aggiunta sull'immagine. Kubrick, per esempio, si sa che non amava il sottotitolo, perché comunque sia, no? Costringeva a sporcava indubbiamente l'immagine, ma è il mezzo più indolore. Perché voi pensate a quando, e questo succedeva nei festival, mi ricordo a un festival di Pesaro dell'84, in cui mi si aprì l'altro. Faccia del cinema giapponese, perché fu un festival dedicato a tutti i registi giapponesi degli anni, tranne Ozu Mizoguchi e Kurosawa, perché erano già In strafamosi da classici, sì. noi. Io mi ricordo che ho scoperto degli autori pazzeschi, Kinoshita, che era come
il De Sica loro, no? Cioè, quello che, cioè, Ozu Mizoguchi erano autori di successo, ma Kinoshita era quello che sbancava i botteghini negli anni 50, 40, 50 e 60. Beh, Yoshida. fece anche delle opere indimenticabili, Almeno 15 opere indimenticabili, ha fatti sì, 50, certo. 60 film, ma 15 sono indimenticabili. Ma comunque, insomma, grandissimi autori scoperti da là. Il festival è sempre stato molto coraggioso, così non è che arrivavano le copie, o c'era il sottotitolo in inglese o non c'era proprio il sottotitolo. Mi ricordo che c'era abbinata una rassegna di film cinesi splendidi con, già all'epoca molto esperto di Cina e cose cinesi, Marco Müller, che in diretta traduceva nelle nostre cuffie, nelle orecchie, traduceva con la sua voce il film. Quindi pensa a vedere un film e sentire la versione, quindi quello è ancora peggio, no? Perché ti sei... Però era l'unico modo di vedere. Quindi il sottotitolo almeno è silenzioso, non dà un fastidio. E poi comunque il sottotitolo, ah no, ma io ci metto un secolo a leggere i sottotitoli, che fio bello, cioè, ma, a parte che non è vero, perché già al quinto sottotitolo ti sei allenato e non ci metti niente a far su e giù. Poi il sottotitolo naturalmente è anche un'arte di saperlo fare, perché il sottotitolo deve essere conciso, deve essere mandato a capo bene, deve essere impaginato bene, te lo devi aspettare sempre in quel punto, cioè c'è un'arte del sottotitolo c'erano quelli che lo fanno bene e quelli che non lo sanno fare. Ma è la cosa più indolore per poter vedere un film di qualunque lingua, e dico qualunque lingua, e vedertelo tranquillamente. Ora, se già il film è un film che viene da una cinematografia che interessa solo a noi tre, se è un film che dura, un film di la Diaz, che dura 5 ore e mezza, Tre giorni. eccetera, eccetera. Non ci si può lamentare che non esca in sala, perché in sala non si troverà mai, nessuno andrà mai a vederlo. La sala deve fare i soldi e non fa i soldi con la Diaz. E quindi il film di la Diaz è giusto che, mi dispiace per la Diaz, ma quello che io dico sempre, ma perché, caro la Diaz, per dire no la Diaz, cari autori che fate questi film difficili da piazzare nelle sale a pagamento, eccetera, visto che c'è questo internet, non vi fate una vostra piattaforma dove dite volete vedere il mio film? Perché insomma, la Diaz ha una serie di estimatori numerosa nel mondo, non è le masse oceanografiche di Michael Bay, ma insomma comunque ce l'ha i suoi estimatori. Offerta libera, oppure una carta di credito dove 5 euro, che ne so che cosa, che vi vedete, diventate propri, vi potete scaricare il film. Ora io vorrei sapere perché tutto questo su internet non si può fare. Questa è la cosa da chiedersi, no? La sala, lo stadio della casa, guai a voi, anime prave, che scaricate i film perché non capite niente, perché siete contro, perché siete voi colpevoli della crisi del cinema. Ma che devi dare, scaricare su di me la colpa? Ma per favore, perché tu poi vuoi andare in sala a vedere il film doppiato? Ma dai, prova a chiedere all'autore come vuole che tu vedi il suo film, se lo vuoi doppiato o in originale. No, ma che poi spesso e volentieri noi appassionati che scarichiamo per dire il film di Love Diaz siamo gli stessi che poi il film di Love Diaz se esce alla saletta sotto casa lo vanno a vedere comunque, quindi cioè la persona che va, Certo, cioè certo. quindi è un dato anche falsato, voglio dire, la persona che vive il cinema come passione della domenica post pranzo con le gambe poggiate sul divano su Rete 4 per dire, è lo stesso che poi ovviamente al cinema non ci va, cioè, quindi non va Quanta nemmeno a gente scaricare. conosciamo, credo che anche voi, che ci dice, Certo. ah, a me piace un sacco il cinema per me è la cosa più bella che esista, e poi dice, ma che film hai visto quest'anno? E ti elencano 20 titoli tutti americani. Allora tu Sì. dici, sì, ma non hai visto quello lì? Non hai visto? No, no. Ah no, quelli cinesi non li vado a vedere. Ma scusi, i film francesi? No, i film francesi sono pallosissimi. Ah, e quel film tedesco che ha vinto il premio a Cannes,
Ah no, non lo so, no, nessuno me ne ha mai parlato. Allora, che vuol dire? Ma non te, 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 cinema, sì? Sei, no, sei un fruitore di serie B, come quelli che si leggono, che dicono a me piace leggere, ma si leggono solo i libri che escono in classifica. E non è che quando gli vai a dire ma l'hai visto Tolstoi, l'hai letto Tolstoi? No, sì, vabbè, chi c'ha tempo di leggere Guerra e Pace? E allora è inutile che mi dici che ti piace leggere. Però va bene, sì, leggi, tieni in piedi un'industria che va tenuta, per carità. Tutti, Certo. sono tutti giusti, ma non vedo perché penalizzare noi poveretti che vogliamo vedere tutto come mamma l'ha fatto. Ecco, non mi sembra di aver detto chissà che cosa, no? Ecco, come mamma l'ha fatto. Quindi non in versione modificata e soprattutto, arriviamoci alla questione della nostalgia della sala. Se le sale sono vuote, non è colpa di noi che scarichiamo. Se le No. sale sono vuote è perché la gente non ci va, perché non ci va quella gente che vede solo 20 film americani e se li vede adesso ha la possibilità di vederseli a casa. E giustamente quando tu alla gente gli dai un modo più comodo di fare qualunque cosa, smetterà di usare quell'altra cosa che deve prendere la macchina, andare in centro, parcheggiare, pagare il biglietto, eccetera. Abbiamo la nostalgia di quando andavamo a sviluppare le fotografie e dovevamo andare 3 giorni dopo a ritirarle. Abbiamo quella nostalgia lì? Non credo. Abbiamo il cellulare, facciamo milioni di fotografie oggi, tanto è vero che non le stampiamo neanche più. Cioè, il nostro atteggiamento nei confronti di una cosa come la fotografia è completamente cambiato e così cambierà. No, perché è giusto che sia così, perché è nella storia dell'uomo che cambia l'uso delle cose. Bisogna che tutti continuino sempre a fare i film, questo sì, o a fare delle cose che chiamiamo film. Per esempio, il fatto del cinema, della sala, se ci pensate bene, dove tu devi andare a uno spettacolo e durante un pomeriggio ci sono pomeriggio e sera, 4 spettacoli, uno alle 4, alle 6, uno alle 8, uno alle 10, perché il pubblico si deve alternare, eccetera, eccetera. Determina, per esempio, il fatto che tutti i film devono durare almeno un'ora e 40, un'ora e 45. No? Se un grande regista vuole fare una roba che dura 20 minuti, ma perché non la deve fare? E perché questa cosa poi deve finire sempre vista soltanto in un festival di nicchia dove vanno solo quelli accreditati e il pubblico che gli piace Lynch e tu gli dici, ma hai mai visto The Mother, The Grandmother? No, che è? Vedi, con internet questo sarebbe possibilissimo. Pagando, se mi fate pagare io pago pure. Ci sono delle piattaforme tipo Mubi, tipo altre cose dove tu vai, ti vedi il cinema di qualità, eccetera, eccetera. Ma ripeto, se io ho la possibilità di vedere un mese e mezzo prima che esca in sala, un mese e mezzo prima che esca in sala, Licore Spezza in originale, con i sottotitoli in inglese, che un po' mastico l'inglese. Ma che sono scemo, lo devo aspettare? No, no, devi aspettare, ti devi mettere lì legato come Prometeo col falco che ti vola addosso. Ma perché? Il mio è amore per il cinema, è curiosità e io me lo vedo. Poi molti di voi dicono, poi tanto me lo vado a rivedere in sala, magari doppiato con gli amici. Io non lo so, perché uno deve fare una follia del genere, di andarsi a vedere, ti piace la pizza? Vai dove fanno la pizza con lievito madre, non vai da McDonald's, no? Ecco, però vabbè, ciascuno, poi il cinema è una cosa anche collettiva. Questi che dicono no, perché l'esperienza, Un'esperienza il collettiva. cinema è nato così. Ma poi diventa un'altra cosa, no? Cioè, voglio dire, è normale che cambi. Il cinema è nato così perché? Perché doveva essere proiettato su una sala e doveva fare botteghino, soldi. Per cui ovvio che facevano i film più grandi e si sono inventati delle storie fatte in un certo modo per cui il pubblico fosse sempre numeroso e pagante. Ma perché se no il pubblico stava a casa a fare niente. Quando è arrivata la televisione, infatti, il cinema è diventato a colori, si sono inventate le storie diverse. Una volta voi vedete i film degli anni 50 e 60, no? Il film cominciava, c'era quello che c'era nella letteratura dell'Ottocento, l'introduzione, la presentazione dei personaggi, il primo fatto che dava avvio alla storia, poi
Poi c'era un'altra cosa, poi e c'era la scena madre lunga, finale, eccetera. Oggi i film cominciano con le scene madri, perché? Dico una banalità, no? Perché se no la gente cambia canale, questo è il fatto. Allora, se è cambiato il linguaggio del cinema in funzione del pubblico, di quello che fa il pubblico, il cinema deve tener conto di questo. Per cui se il pubblico non va più in sala perché è scomodo, perché noi, altro del doppiaggio, ma voi cioè fino a ma ancora adesso, l'altra settimana, sono andato a vedere in sala, che si sappia, una femmina, film peraltro bellissimo, a metà era in calabrese, era con i sottotitoli italiani, quindi voglio dire, se un italiano va a vedere una femmina e ci sono i sottotitoli, perché in calabrese non può mica pretendere che doppiamo il calabrese, sennò veramente non ci devi più andare in vacanza in Calabria allora, perché ti viene proibito, ti viene tolto il passaporto se pretendi una cosa del genere. Comunque dico, che è successo? A metà film c'è stato l'intervallo. L'intervallo tra la famosa battuta, il dibattito tra il primo e il secondo tempo, perché noi in Italia abbiamo sempre avuto questa cosa assurda della divisione in due tempi della visione, che posso capire che serve per fare pipì, per carità. L'altra sera, ahimè, ero in sala, che non si dica che altro Giulio Onofri non va in sala, a vedere Ennio di Tornatore. A un certo punto dovevo fare pipì, durava 2 ore e mezza, dovevo fare pipì, ho aspettato l'attimo in cui arrivasse, non dico chi, il momento in cui si riferiva a un regista che non mi interessava, breve per fortuna, e sono andato a fare pipì. Se stavo a casa, stoppavo, andavo a farmi la pipì, mi facevo un panino, bevevo una Coca-Cola, una birra, un bicchiere di vino, fumavo una sigaretta, che non fumo, ma facevo qualunque cosa e poi riprendevo il film serenamente. Vorrei fare il puntiglioso. Bye. Durante tutti i grandi cambiamenti del cinema, della TV, dello streaming, eccetera, ci sono sempre state frange conservatrici, frange con la nostalgia del vecchio cinema. Adesso col passaggio al sonoro morirà il cinema non sarà più lo Ah, certo. stesso. Quindi certi personaggi che oggi additano la morte del cinema. E poi magari mi vengono a dire, perché questa cosa la trovo molto ipocrita, che il cinema lo salvano le masse andando a vedere Spider-Man, quando in realtà di Spider-Man all'anno ne escono due, e quindi la sala non è un lavoratore stagionale, quindi non si può No, basare su due incassi. no, certo. Mi viene proprio la rabbia perché sembra che ci sia proprio questo scollamento dalla realtà. Quindi io direi Assolutamente. mettiamoci a tavolino, prendiamo dei numeri, come diceva Paolo. Squid Game ha fatto il botto, ma Squid Game non era doppiato, quindi mi sa che qualcuno, da un punto di vista produttivo e distributivo, ha sbagliato a fare i calcoli. Non ha sbagliato, ha pensato che con la versione doppiata il pubblico sarebbe quadruplicato, quintuplicato, Invece è duplicato. stato proprio il contrario Il del contrario, contrario. perché poi magari una serie si esaurisce la sua Sì. carica, no? Ecco. Ma comunque, quando dicevate della la morte del cinema, un conto è la morte del cinema, che io non ci credo, cioè è chiaro, ci possono essere delle annate un pochino più infelici, delle annate. Io mi ricordo che sono andato un anno a Venezia dove insieme hanno preso dei premi due film orrendi, che erano La forma dell'acqua e Tre manifesti a Ebbing. Ora, Madonna. proprio due film che tu dici, ma questi, ma pure i premi gli diamo, i premi, il Leone d'Oro, poi alla forma dell'acqua, che ha vinto anche l'Oscar. Però l'Oscar oramai, vabbè, è diventato uno scherzo, io Sì. manco più vedo la notte degli Oscar, ci mancherebbe. Però per dire, quell'anno lì allora uno dovrebbe dire, no, che annata brutta. Sì, però poi l'annata dopo è bella, capito? E poi se tu sei veramente interessato al cinema, non è che vai a vedere, quest'anno hanno vinto premi tutti film bruttissimi, o modesti o mediocri o niente di che, da L'Événement a Power of the Dog a lo stesso quello che ha vinto Titan, Madonna Santa, Titan. Ecco. Però non è che siccome i premi l'hanno vinti questi film qua, allora è stata un'annata brutta, perché a Venezia ho visto The Card Counter di Paul Schrader, che mi Che basta per un bello. anno intero, capito? Per dire che l'annata, e in più poi ho visto Il buco di Fra Martino e tante altre cose. A te non è piaciuto? A te sì?
Ma non me ne frega niente. Ciascuno ha i suoi gusti. Magari poi a voi è piaciuto anche The Power of the Dog, che probabilmente a voi, non so, voi dico, il film di Sorrentino. Io adoro Sorrentino, ma quello di Venezia, che tutti hanno gridato al capolavoro, tutti. Io sono uscito fuori dicendo: ma veramente, ma guardate che non è bello questo film. Sono Oh, per molto fortuna, d'accordo. quando è uscito su Netflix, la gente. Cominciano a diventare tanti quelli che sono d'accordo, come si sono accorti che è un film che fa un po' acqua da tutte le parti. Comunque, ma al di là di questo, piaciuto o non piaciuto, non è questa la questione, capito? Il cinema è vivissimo, altro che la morte del cinema. La morte dei cinema, ma è come se sono morte le carrozze a cavallo. Certo, c'è la macchina, c'è il motorino, ci sta il monopattino. Ma cosa vuoi andare a cavallo? Lo trovi al giardino, come si dice, al parco a tema, dove, che si chiama Nostalgia dell'Ottocento, e te ritrovi la carrozza col cavallo. Ma avere la nostalgia della sala, cioè della vecchietta che ti scarta continuamente le caramelle dietro, di quelli che ti parlano, quelli che commentano qualunque battuta, perché oggi la gente che va al cinema vede i film come quando a casa vedono le fiction, no? Cioè commentano, guarda come è vestita quella, guarda quanto è strana, ma quindi quella vedrai che adesso lo tradisce, dico signora, perché mi deve raccontare il film? Ma questo è puntuale, succede sempre, infatti uno ci va alle 4 del pomeriggio e si mette, io adoro andare seduto proprio sotto, sì, anche per vedere meglio, ma anche per stare lontano dal pubblico, altrimenti, ah ma sei misantropo, ma che misantropo, io sto bene con la gente, benissimo. Ma non ho nessun problema a stare con la gente, ma gente che mi scelgo io, gente intelligente, gente con la quale, cioè io a un festival posso dire a uno, no scusa sei un accreditato, taci per favore, alla signora che mi parla con, io mi ricordo purtroppo due persone squisitissime, credo che siano entrambi scomparsi, il grandissimo Edoardo Bruno e sua moglie, che erano una coppia e stavano sempre insieme, li vedevi sempre insieme in tutti i festival, erano proprio Minnie e Topolino, proprio sempre insieme. Hanno cominciato a invecchiare, diventare sempre più. Eppure loro venivano ai festival, andavano al cinema. Una sera sono andato a vedere, eravamo in tre in sala, io e loro due seduti in ultima fila, perché non gli andava di fare i gradini quelli per scendere, già molto anziani, molto provati. A vedere Cave of Forgotten Dreams di Herzog, credo, no? Quello sì. Bene, hanno parlato ad alta voce per tutto il film, tutto! E io gli dicevo, dai, per favore, scusa, ma tacete, vi prego, state zitti. Niente, come se non esistessi. Quindi io, figuriamoci, poi certo, se vado a ricordarmi Cave of Forgotten Dreams, Forgotten Dreams. Me lo ricordo meraviglioso com'è, ma lì è stata soffertissima la visione. Poi non è che ti va sempre così, per carità di Dio. No, Ma per dire, ed eravamo comunque in tre e ti dava pure la sensazione di stare a fare una cosa sordida come i carbonari, capito? Invece, a casa propria, ripeto, un mese prima dell'uscita in sala, perché doveva uscire prima di Licore Spizza, poi l'hanno rinviato perché c'era la crisi delle sale, tutte cose comprensibili, perché io sono il distributore, vedo che al cinema non ci va nessuno, aspetto, dico dai, aspettiamo, magari adesso quando il cinema, il tempo diventa più bello, la gente esce più volentieri, lo facciamo. Chiaro, capisco perfettamente perché abbiano spostato di un mese e mezzo l'uscita di Licore Spizza, a parte io l'ho visto in sala all'anteprima. Standard. Anche perché il caso Tenet ha fatto venire un po' i piedi di piombo, vista la riuscita del film in Italia e comunque globalmente, quindi c'è Ma stato un parliamo di impegno. Tenet. Tenet è uscito, a me di Tenet e di Nolan non me ne frega niente perché non mi piace. Però, vabbè, volevo vederlo. Io ogni film di Nolan che esce voglio vederlo, perché insomma, sono uno che si occupa di queste cose, quindi. Stavo in vacanza, non so perché, poi i film adesso escono d'estate, no? Oppure sullo scorcio del fine agosto. Stavo in vacanza in montagna, nel Bellunese, e lì, proprio la versione originale, optional, impensabile. L'altra alternativa era scavalcare il confine e andare a vederlo doppiato in tedesco, insomma, tanto vale che me lo vedo doppiato in italiano. Beh, io da dove stavo sono andato a Belluno, quindi facendomi i miei chilometri con la macchina, pioveva, era una brutta serata di preautunno,
sono andato a Belluno a vedere Tenet doppiato. Ma perché in sala è doppiato? Perché era l'unico modo di poter vedere Tenet subito, cioè di levarmi questa curiosità che io avevo di Tenet. Poi mi sono ben guardato da vedere, da recuperarlo in originale, perché Tenet non mi avrà mai più nella mia vita, capito? Però intanto l'ho visto. Se io avessi dovuto rimanere a casa e dire, mannaggia, la curiosità di vedere Tenet, tutti che l'hanno visto e dicono che è bellissimo, e dicono che è bruttissimo, io non posso dire la mia, sono andato a vederlo in sala doppiato, quindi voglio dire, uno le fa pure le cose, no? Ma se lo può vedere in originale, a casa propria, facendo clic e aspettando 12 minuti, e nessuno che mi dice, giù le mani, no? Beh, lo faccio serenamente e tranquillamente. Questa è un po' la serenità del discorso. Perché Certo. facendo questi discorsi poi si perde di vista l'oggetto in sé, che è il film. Quello non deve morire. Il film che è stato stabilito che dura 1 ora e 45. Perché? Il cinema, poi questi film che escono fatti di cortometraggi, no? Ci sono dei film nel minuto e 15 che dura l'episodietto di Angelopoulos in quel film meraviglioso che si chiama Lumière, meraviglioso, un film alterno fatto da vari registi a cui è stato messo in mano il cinematografo dei Fratelli Lumière per fare un cortometraggio di 1 minuto e 15. Tanto era la durata del rullo che c'era dentro il cinematografo. Beh, quello di Angelopoulos e poi c'è anche quello di Lynch, forse la cosa più bella che ha fatto Lynch in vita sua, c'è cioè là dentro, per sua detta personale, tra l'altro. Beh, la cosa di 1 minuto e 15 di Angelopoulos, che dura 1 minuto e 15, è la quintessenza pura. Se uno dice cos'è il cinema? Questo. E dura 1 minuto e 15. E perché uno non lo deve mai vedere, perché non lo fanno al cinema con l'intervallo tra i primi 45 secondi e i secondi 45 secondi e il bagno, le signore che parlano, il parcheggio, eccetera, eccetera. Il cinema è come la musica. La musica può durare una sinfonia mezz'ora, un ouverture 10 minuti, un'opera 4 ore, 5 ore. Cioè, non, la durata sta. Perché? Perché è un prodotto anche commerciale e quindi il prodotto commerciale, come i pacchi della pasta, deve avere quella confezione lì che contiene tot, no? Mi rendo conto perché è una cosa che si deve vendere, ma finalmente è una cosa che potrebbe liberare da queste pastoie un prodotto come il film e renderlo più libero, più fruibile, più accessibile, eccetera, eccetera. Tanto oramai, voglio dire, a casa abbiamo tutti dei computer bellini, carini, ma non voglio dire che abbiamo tutti gli impiantoni, però ormai, cioè, noi vediamo tutti con in mano sta roba e questa cosa costa, non è che te la regalano, insomma. E io c'avevo il badante di mia mamma, che era un signore che veniva dalle Filippine, che stava sempre a vedersi tutte le serie delle Filippine che gli mandavano dal suo paese, e lui si intratteneva così ed era un uomo felice, insomma, non vedeva i figli di là Diaz. E gliene parlavo, lui non lo conosceva, ma è normale, no? Perché probabilmente se tu a un lavoratore, diciamo, adesso in Italia non ci sono più quel tipo di lavoratori, ma che ne so, a uno che fa un lavoro tosto e pesante in Italia, gli dice se ha visto il buco di Fra Martino, ti dirà che Fra Martino non sa neanche che cosa sia, no? Fra Martino Campanaro, magari, ma è giusto che sia così, se lui conoscerà Pio e Amedeo, ecco, ma è giusto che sia così. Noi, cinefili, sta parolaccia orrenda, siamo un'altra cosa, siamo delle persone che abbiamo degli interessi più specifici, perché le cose le studiamo, le viviamo in maniera diversa e ci devono essere date come le vogliamo noi, giustamente. Perché non è che no, noi non le vogliamo come le vogliamo noi le vogliamo, ripeto, come mamma l'ha fatte. Quindi più onestà di così, no? Intellettuale di così, non penso che si possa pretendere.
Io volevo Mi fare. odieranno gli ascoltatori perché Zoom arriva inesorabile, abbiamo Un esaurito minuto e anche 16, questa certo. riunione, quindi farei una brevissima conclusione a proposito Va di bene. scomodità delle sale. Povero lui, Povero, a dai. proposito della scomodità delle sale, mi sto ancora riprendendo dalla cervicale delle 3 ore di Batman. Ringraziamo. Vado adesso con Ecco, Ciamoni, che saluto di nuovo. allora aspetto un tuo post. Ah beh, non ti E ci preoccupare, stasera lo avrai. E tu in meno di un minuto non riesci a concludere. Vai, no, Paolo. volevo fare Corri, corri, corri! una piccolissima provocazione. La maggior parte, diciamo, degli accreditati che vanno alle anteprime stampa di film, eccetera, eccetera, sono coloro che spesso e volentieri vedo sui social parlare di sala, pirateria, voi non aiutate, ma intanto voi però vi beccate l'accredito Vergognosi, gratis. Cioè, vergognosi, sono beccate l'accredito d'accordo. gratis, cioè Tutto nel momento in cui. gratis, tutto Cioè, gratis. nel momento in cui beccate l'accredito gratis e vedete il film, poi ci ritornate con la famiglia, se ci avete la famiglia, o la ragazza, o gli amici, 15 volte per salvare la sala, cioè, a me sembra di no. Quindi anche voi che ci andate gratis, non state salvando il cinema, cioè, boh, a me sta cosa fa Bravo, strano. bravo. Ciao.